L'Italia si sta consumando, rattrappendosi come spesso capita agli anziani che si logorano in una sorta di silenziosa agonia. Si soffre, ci si dibatte, si cercano soluzioni che non arrivano, spesso ci si arrende. E la casta che fa? Partecipa? Offre solidarietà ed aiuto? Dà sostegni tangibili? No, se ne frega. E continua a discutere e a far finta di voler prendere soluzioni sagge e corrette sul finanziamento pubblico ai partiti e sul rimborso delle spese elettorali. 1.431 milioni di euro, a tanto ammontano i rimborsi elettorali erogati ai partiti, solo considerando il periodo dal 2006 al 2011. Tra le ipotesi che circolano per cambiare le regole di rimborsi elettorali ci sono i bilanci certificati e sottoposti alla Corte dei Conti. L'unica soluzione sarebbe, in una situazione di crisi come questa, una sola: abolirli. E la casta continua imperterrita a circuire i poveri cittadini che nel frattempo soccombono. Ma chi siete? Eletti dell'Olimpo? Non rappresentate più nessuno se non voi stessi, i vostri interessi, i vostri vizi individuali. E non tacciate gli italiani di populismo o antipolitica. Gli italiani ci sono, vogliono esserci, essere ascoltati. Essere governati con onestà, con soluzioni né astratte né parziali, ma semplicemente eque. Un sogno? Per ora, certamente sì.